Ciao a tutti, siete sul canale Creare con Sudeste oggi andiamo a vedere come possiamo realizzare una rifinitura di un collo o magari scalfo maniche su un nostro capo come un maglione o un gilet o una qualsiasi altra cosa qui abbiamo il maglione lavorato a partire da giù e salendo verso l'alto quindi alla fine di tutto il lavoro dobbiamo andare a eseguire il collo il collo viene eseguito separatamente dal maglione e soltanto successivamente viene eseguita la cucitura per avere un ottimo risultato e un'ottima rifinitura quindi viene cucito all'ultimo dunque adesso passiamo al tutorial per vedere come bisogna realizzarlo vi ricordo come sempre iscrivetevi al nostro canale e non dimenticate di cliccare su sulla campanella per rimanere sempre aggiornati su tutti i tutorial in uscita detto ciò passiamo al tutorial per realizzare il collo separatamente e poi andare a eseguire la cucitura ad ago indietro andiamo innanzitutto a chiudere tutte le spalle e montare le maniche del maglione dopodiché dovremo andare a contare tutte le maglie che ci troviamo delle piccole vivagno, quindi delle costine delle nostre maglie prendo il ferro per facilitare

quindi tutte le maglie di vivagno le maglie qui tutte le maglie qui qui vengono contati i ferri così 1 2 3 4 5 6 7 quindi le costine di ogni maglia viene contata dopo aver contato tutte le maglie andiamo ad aggiungere due maglie per la vivagno, se lavorerete con il classico ferro lungo, quindi il ferro lineare, e dovrete eseguire la cuscitura, bisogna aggiungere due maglie in più per poter eseguire la cucitura sul collo altrimenti se lavoreremo con il ferro circolare non aggiungeremo nessuna maglia per esempio nel mio caso sul maglione si trovano 120 maglie contando tutte le maglie di vivagno e tutte le costine dei nostri ferri 120 in totale io andrò a lavorare con il ferro circolare, quindi chiudendo già in tondo le mie maglie e lavorando in tondo e andrò ad avviare giusto 120 maglie, non una in più, non una in meno. Quindi esattamente come sono le maglie intorno allo scollo, invece, se andrete a realizzare il collo con il ferro lineare tanto si può realizzare in qualsiasi modo andiamo ad aggiungere due maglie per eseguire la cucitura. Quindi, anziché 120 maglie, 122 è un numero personale. Quindi, per ogni maglione avrete un numero diverso di maglie da avviare. Passiamo alla biomaglie. In questo maglione vado a realizzare la biomaglie con il filato grigio. Prendo il ferro nel mio caso è il ferro numero 2,5 e mezzo, e vado a prendere per l'elastico per rifinitura collo sempre il ferro di almeno un numero e mezzo più piccolo rispetto a quello indicato in etichetta. Per esempio, se avrei dovuto lavorare questo filato con il numero 4, in realtà ho lavorato il maglione con il 3,5 e mezzo per renderlo più compatto, invece a rifinitura del collo vado a prendere il ferro ancora più piccolo, quindi del numero 2,5. e mezzo e vado a fare il avvio maglie di 120 maglie che corrispondono a 120 maglie del scollo che ho su questo maglione in questo particolare caso i miei ferri sono piccolini sono da 40 cm quindi da poter realizzare il collo in tondo Vado a fare avvio di 120 maglie. Avvio maglie, vado a realizzare sempre a doppio ferro, così avvio sarà molto più elastico e più rifinito. Giù nell'info box troverete il link del tutorial Come avviare le maglie a doppio ferro. Troverete anche il link della nostra merceria per poter acquistare. I filati i ferri e tutto l'occorrente per realizzare i vostri progetti quindi monto 120 maglie fatta più di 120 maglie tiriamo fuori uno dei due ferri e quindi andiamo ad allargare le maglie su tutto il ferro prestate attenzione che la catenella dell'avvio deve essere rivolta all'interno non deve andare a torcersi su se stesso la catenella quindi così no prestate attenzione a questo piccolo particolare quindi fatto ciò incomincio la lavorazione delle mie maglie per unire le maglie vado a fare il lavoro seguente passo la prima maglia del ferro destro questo è il ferro destro, questo è il ferro sinistro. Quindi entro con il sinistro nel, nella prima maglia, con il ferro destro nella prima maglia. Quindi su entrambi i ferri abbiamo due maglie all'inizio. E lavoro una maglia a diritto, ritorto, quindi prendendo la maglia da dietro. lavorata questa maglia lascio cadere soltanto la prima maglia del ferro quindi la prima la seconda rimane sempre qui lascio cadere una sola maglia delle due lavorate insieme quindi passo il filo davanti al lavoro e vado a eseguire la prima maglia a rovescio Questo è soltanto per unire il giro, dopodiché, vado a lavorare tutte le maglie ad elastico, uno ad uno, una diritta e una rovescio, una diritta ed una rovescio in classico modo di tutte le lavorazioni delle maglie, quindi proseguo lavorando una diritta e una rovescio per altezza che desiderate potete realizzare il collo di 6 ferri in altezza di 8 10 e così via quando uno ne desidera lavorando l'elastico uno ad uno o anche due diritte due rovescio insomma qualsiasi elastico che preferite per rifinire il vostro collo abbiamo terminato la lavorazione del collo eccolo qui il mio è di, di 3 cm quasi, un poco meno di 3 cm per me è sufficiente e adesso andiamo a montare il collo vicino al maglione quindi terminato la lavorazione sono andata a tagliare il filo il filo è abbastanza lungo di circa un paio di metri e vado a inserire un ago da lana, mi raccomando ago senza punta altrimenti va a sfilare il nostro lavoro Prendiamo il maglione, qui abbiamo lo scollo e vado a posizionare il mio lavoro in questo modo. Innanzitutto ho qui l'ultima maglia lavorata, la maglia si trova sul ferro destro, questa maglia vado a passare un attimino dal ferro destro al ferro sinistro senza lavorarla così. La prendo. E la passo perché andrò a eseguire la cucitura partendo proprio da questa maglia perché proprio qui ho il filo attaccato. Quindi vado a posizionare vicino alla cucitura della spalla, questa è la cucitura della spalla, e metto il mio ferro così. un attimino che scappata la maglia ecco qui quindi posiziono le maglie in questo modo ecco vedete qui abbiamo lo scollo e le maglie vanno a finire così quindi incomincio a eseguire la cucitura. Questo ferro al momento non mi serve. Se magari vi danno fastidio i ferri potete fare in modo seguente. Andate a lavorare ancora almeno 7-8 giri con il filo di contrasto e quindi andate a togliere completamente il ferro in modo da non sfilare il lavoro. Io sono abituata a farlo con i ferri perché lo faccio molto spesso, però ripeto, potrebbe essere. Un ottimo aiuto, insomma, a lavorare con un filo di scarto e quindi togliere completamente i ferri dalle maglie, lasciare le maglie aperte e bisogna cucire poi comunque dal filato adeguato, quindi del colore principale. Ecco, vedete: io entro innanzitutto attraverso le prime due maglie, prendendo due maglie sul maglione, dopo entro. Nella maglia sul ferro e la lascio cadere. Tiro il tutto, e dobbiamo prestare molta attenzione nel tirare le maglie. Poi vado indietro qui, ancora la maglia non ho, ma avrò successivamente e vado. La prima volta ho preso le due maglie. Adesso vado a prendere sempre una maglia, quindi prendo la maglia del ferro. Se la maglia è la rovescio, la prendo da sotto per poterla distendere al massimo, ecco così, la maglia non sarà rigirata. Faccio passare il filo, ora ritorno nella prima maglia all'interno della prima maglia cucita entro attraverso il maglione quindi vado nella prossima maglia qui e prendo la maglia alla diritta prendendola sempre da sotto per non avere la maglia rigirata dovrebbe essere sempre di il filo, è una classica cucitura a indietro, quindi, ritorno indietro. Qui ho la maglia rovescio che è già cucita. entro attraverso questa maglia. Vado giù nel maglione e vado nel prossimo punto. Qui ci sono già stata quindi lo sorpasso e vado nel prossimo punto, prendo anche la maglia dal ferro da sotto. Tiro il filo, ritorno nuovamente nella maglia appena cucita, eccola la maglia diritta. Se sale un pochino, la andiamo a riprenderla. Entro nel maglione e vado nel prossimo punto dove ancora non ci sono passata. Così da sotto la maglia successiva dal ferro e vado a eseguire la cucitura. Piano piano andiamo a riprendere in questo modo tutte le maglie. Eseguendo la cucitura del nostro collo, ecco qui dietro già cucito, sono scesa sul davanti, quindi come potete vedere, la cucitura è veramente molto molto bella. Sembra proprio di quelle rifinite. Con dei macchinari invece no è realizzata a mano qui arrivo a un punto che trovo un foro un po troppo largo ecco avrei dovuto eseguire la cucitura qui ovviamente io qui se farò qui non risulterà più la perfezione quindi cosa faccio riprendo torno indietro con ago per riprendere il punto precedente scendo giù nel maglione e non vado qui all'interno di questo foro, ma salto il foro e riprendo la prossima maglia. Qui si è fermato questo foro perché ho eseguito delle diminuzioni. E eseguendo delle diminuzioni a volte purtroppo capita. Quindi vado a riprendere la prossima maglia e continuo comunque a eseguire la cucitura sotto al ferro prendo la maglia e vado avanti. Torno indietro, la prendo la maglia e vado. Qui prestate attenzione, dato che qui abbiamo le nostre maglie orizzontali e non più verticali, quindi sono le maglie del lavoro andrò a prendere qualche maglia in più quindi questa è una maglia intera ecco entro all'interno di una maglia intera la prossima maglia intera sarebbe questa entro all'interno di questa maglia torno indietro vado giù la prossima maglia è questa qui, vedete qui la maglia all'interno era questa, quindi la prossima sono due filini per ogni maglia, come se fosse una lettera a V, 1 e 2 filini, 1 e 2, quindi entro all'interno qui e vado a prendere la prossima maglia sul ferro. Quindi prestiamo attenzione di come sono le maglie, se sono orizzontali o se sono verticali. Ritorno indietro, scendo giù la prossima maglia al centro e questa, ecco la maglia della linea V e vado all'interno. Quindi proseguo finché non arrivo alla fine. Qui il buco, vedete, assolutamente non c'è, è sparito. Ed è continua a essere tutto bello e perfetto. L'ultima maglia sul ferro. Dobbiamo essere molto accurati con il calcolo delle maglie perché, se poi non ci troviamo, purtroppo non avremo un ottimo risultato. Quindi per ogni maglia, una maglia. Qui dopo aver terminato vado a fare in modo seguente, ritorno indietro, prendo la maglia precedente, dopodiché esco con il filo nella primissima maglia che abbiamo cucita, quindi ritorno nuovamente nell'ultima maglia che era sul ferro, vado soltanto all'interno, con questo la nostra cucitura è terminata. Vedete da 2 metri di filo mi è avanzato solo questo, quindi prestate attenzione a quanto filo lasciate, abbondate un pochino. Risultato. Eccolo qui, questo è il risultato finale. Qui ho ancora tutti i fili attaccati perché ancora non li ho tolti, però il risultato finale è questo, quindi con un'ottima rifinitura su tutto il collo. Una leggera stiratina o una lavata, il primo lavaggio, distende tutti i punti e sarà un collo perfetto. Nello stesso modo potete eseguire anche lo scalfo manica se state realizzando un gilet. Con questo il nostro video tutorial si conclude, un bacione grande a tutti e ci vediamo al prossimo tutorial.